La biomeccanica della masticazione risulta essere di cruciale importanza. La mandibola, durante i suoi movimenti, funge da leva. Il concetto di leva fu compreso già da Archimede nel III secolo a.C. Egli, facendo girare un'asta su un punto detto fulcro, si rese conto appunto che ci poteva essere il sollevamento di un peso importante con un minimo sforzo da parte dell'operatore. Mariano Alves, a São Paulo, in Brasile, ha studiato questi concetti applicati all'organo della masticazione. E questo è ciò che andremo appunto a vedere in tale video. Il braccio di potenza è la distanza tra il punto di applicazione della forza e il fulcro per poter vincere la resistenza. Il braccio di resistenza invece è la distanza tra fulcro e punto di applicazione della forza resistente, che è il centro di gravità dell'oggetto da sollevare attraverso la leva. Se aumenta il braccio di resistenza, ci vorrà più forza per vincere quella data resistenza. Si definisce leva di primo genere o interfulcro nel momento in cui la forza è interposta tra la potenza e la resistenza. Si definisce invece leva di secondo genere o interresistente quando appunto la resistenza è posta tra il fulcro e la potenza. Si definisce leva di terzo genere, detta anche leva interpotente, quando la potenza è tra il fulcro e la resistenza. E questa è una macchina pessima perché per poter lavorare richiede molto sforzo. La mandibola fondamentalmente si comporta come una leva di primo genere nei masticatori orizzontali, di terzo genere invece nei masticatori verticali e quindi chiaramente è biomeccanicamente sfavorevole.